temps file ses jeux. L'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, deux ombres s'en vont. Le temps file ses jeux, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dorme sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emportant nos souvenirs. Le temps file ses jeux, à Paris comme ailleurs. Et passent les semaines, et l'espoir s'émeut. Non ci speravo proprio in questo regalo. Quale regalo? Sono le 7, ti aspettavo per le 9. Mi hai regalato 2 ore della tua giornata. E in più un garofano. Anche un fiore. Ma che succede oggi? Sei gentile, grazie. Andiamo a casa? Sì, però scusa, sai, ma avevo un appuntamento qui al giardino con la signora Melinar. Devo darle l'indirizzo di una sartina. Ti dispiace accompagnarmi? No, figurati, volentieri. Hai avuto poco da fare oggi? Ma sì, se Dio vuole una giornata calma. Pensa, nessun assassino a scoprire, nessun ladro da sorvegliare, nessuna sporca faccenda da chiarire. La mia pipa non mi è mai sembrata così buona. A volte dimentico, sai, serate come questa. Buongiorno, signora Megre. Ah, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, signora. Signora Megre, indovina che cos'è che mi ha spinto anche a tornare a casa più presto? E tu mi faccio indovinare, non lo so. Beh, lo dico subito, è la curiosità, certo, e poi anche la gelosia. Sai che sono geloso io. No, voglio proprio vederlo in faccia, il tuo innamorato. Innamorato? E io che ti stavo a sentire, che stupido. No, dico davvero, sai, mi ha incuriosito e anche ingelosito. Oh. Sì, da 15 giorni non fai che parlarmi di questo misterioso personaggio che passa ore e ore seduto. Qual è la sua panchina? Quella. Sì, ma te l'ho detto, viene alle 3 e se ne va alle 6 in punto. Allora la signora Maigret permette che mi sostituisca per una volta al suo innamorato? Sei di buon umore oggi, meno male. Abbastanza, ti dirò. Siamo qui? Sì, sono. Siediti, siediti. Quanti anni sono, eh? Che non ci capita
starcene seduti su una panchina dei giardini pubblici. Caro, da quando eravamo innamorati, fidanzati. Certo. Allora sì che pensavi solo a me, eh? Adesso sei il commissario Maigret e la polizia giudiziaria è diventata la mia grande rivale. Beh, cosa dovrei dire io allora? Che il rivale ce l'ho in carne ed ossa. Sì, quando penso che è un debole per gli uomini distinti e fini, poi hai sposato me, capisco. Ma io non ho detto che sia fine e distinto. No, me l'hai detto. No, mi ricordo benissimo, me l'hai anche descritto, guarda, cappello grigio perla, baffetti arricciati, bastone col pomo d'avorio, che età avrà? Questa poco la mia? Ma lo sai che non saprei dirtelo, perché a volte sembra più giovane. E a volte più vecchio. Cosa stai dicendo? Non capisco. Ma sì. Ma sì, ti assicuro che non è un uomo come tutti gli altri. Scusatemi, signora Maigret. Potete dare per un attimo un'occhiata al bambino? Vado a imbucare una lettera e torno subito. Sì, grazie, signora, grazie. Mettiamolo qui. Cipollino. La conosci quella lì? Sì, è la bambinaia dei Brun, no? Maigret, guarda com'è carino. Maschio? Sì, maschio. No. Come no? Sì, maschio. È buono. Anche, è tranquillo. Dunque, ti dicevo, senti, che i primi giorni io non ci ho fatto caso. Poi, a furia di vedere quest'uomo immobile e impettito per ore e ore... L'altro giorno io ho voluto osservarlo proprio bene. Ma sai perché il nostro uomo non cambia mai posto? Stavo pensando. È chiaro, innamorato di te. Io sinceramente non posso dargli torto. Ma senti, se continui a scherzare non ti dico più niente. Ah, ma allora è una cosa seria, vedi? Signora Melina, scusa un momento. Prego. C'è la signora Melina, torno subito. Dà un'occhiata al bambino. Prego. Signora Melina... Niente. Adesso facciamo una bella passeggiatina lontano da questo brutto signore. Ecco. Grazie mille, signora Maigret, grazie. Non è successo niente, eh? Grazie. Non è successo niente, pianto un po' perché credo che avessi forse un po' di... Ma scusa, perché piangeva? Avevo un po' forse. Ma che l'hai fatto? Niente. Dice brutto signore. Beh, brutto signore così per dire al bambino così. No, ma credo, dico, forse è un po' di dolore. Ah... Comprensibile. Senti, dunque, ti dicevo che l'altro giorno, quando io sono uscita per andare da mia sorella, mi sono fermata dalla fioraia per ordinarle il disinfettante delle piante. No. Adano, a proposito, lo devo ritirare, ricordamelo. Adesso andiamo. Dunque, erano le 6 in punto. Ho visto lo sconosciuto che si alzava proprio in quel momento. Per forza, dopo 3 ore che stava seduto, avrà voluto sgranchirsi un po' le gambe, no? Ma no. Ma no, fa sempre così, sempre. Dalle 3 alle 6 lui sta seduto immobile. Alle 6 in punto fa 2 giri intorno alla piazza, lentamente. Ah, sai? Lentamente. Ma dico 2, non 1 o 3, capisci? E poi esce di là, così. Ma non trovi che è strano? Sì. Ma si direbbe che cerchi qualche cosa o qualcuno. Certe volte, sai... Spera sempre, cherche la femme. Ma ti dico che non avvicina mai nessuno. Beh, no, non ma no, però tutti i giorni si siede una cameriera lì su quella panchina. Ecco, oh, finalmente, dimmi queste cose. Vedi, comincia a svelarsi il mistero. Ecco la cameriera sulla panchina. Com'è questa ragazza carina? Sì. Sì, molto, ecco, molto. Bionda, con gli occhi chiari. Non ha l'aria di una
di una cameriera, sai? No. Io gliel'avevo già notata qualche volta nei negozi qui intorno. Ha l'aria molto fine. Sì. E viene sola o accompagnata? Da... No, accompagna due bambini. Ah, con bambini. Sì, li sorveglia. Beh, qualche volta li chiama, ma non alza quasi mai gli occhi dal suo lavoro a maglia. E non parla mai con nessuno. Ma è strano, no? Sì. Dopo tanti giorni che è qui, è possibile che non abbia fatto una conoscenza? Io ti confesso che è una storia che mi incuriosisce. Beh, insomma, casualmente incuriosisce. Ma è possibile che non si riesca però a vederlo in faccia, questo tuo innamorato? Cosa ci posso fare se viene sempre nelle ore in cui tu non ci sei? Io non ci sono, hai ragione. Ah, pensa, adesso dobbiamo andare, sennò mi chiude la fioraia. E io devo ritirare il disinfettante per le piante. Benissimo, questo vuol dire che ti metterai ad armeggiare intorno alle tue piante fino all'ora di andare a letto. E allora dico io perché sono venuta a casa prima del solito. Non so, te lo domando. Non mi occuperò affatto delle piante. Ah, meno male. Ma come? Mi hai regalato 2 ore della tua giornata. Vuoi che non dedichi tutta la sera a te? Meno male. Sei contento? Sono contento. Andiamo a pigliare il disinfettante. Vabbè, ma siete matti? Ma dico, la violenza. È pronto. Sì, lo dovete sciogliere in 2 litri d'acqua. Qui dentro c'è anche scritto. Ah, beh, c'è scritto. Sì. Quanto pago io? 200. 200. Sentite, commissario, abbiamo anche la musica da qualche giorno a questa parte. Sì. Travaino. Ma chi è? È uno che sta al portone accanto. E cosa fa? Però dico. No, suona bene, è un esperto. Sì, sì. Non vi piace la musica? Sì, ma a piccole dosi. Quando questo in casa non fa che suonare, anche 5-6 ore filato. Io non so come faccia, gliel'ho anche detto. Lo conoscete? Compra spesso dei fiori. Dice che ama i fiori quanto la musica. Che romantici questi musicisti, per fortuna. Buongiorno. Buongiorno. Ma guarda un po'. L'altra settimana si andava ancora col cappotto. E adesso c'è gente che passeggia con la giacca sul braccio. Comincia a sentire l'odore di vacanze, eh? Meno male, no? Dopo l'inverno che abbiamo avuto l'avrei giurato che il caldo arrivava all'improvviso. Come siamo monotoni però, eh? Beh. Ad ogni inizio di stagione non facciamo che ripetere. È venuto il caldo, arriverà il freddo, si sono allungate le giornate. E come per l'età, ci rendiamo conto di avere... un anno di più sulle spalle, solamente il giorno del nostro compleanno. Io penso che arrivati a una certa età si dovrebbe abolire il compleanno. Se non hai deciso di far vacanza, è meglio che ti sbrighi, che non fai tardi. Sì, no, sono pronto. Scusa. Ecco. Vabbè, buona giornata allora. Buona giornata, Miguel. Abita qui? Sì, abita qui. Sì, è qui, andiamo. Bene. Ma che cos'è? Un pianoforte, ma già. Come fate, poverini, a portarlo di sopra? Sta al quinto piano sopra gli abbaini. Siamo allenati noi. Si comincia bene stamattina, sta in soffitta l'amico. Giù, alla terza porta a destra nel corridoio, eh? Forza che ci conquistiamo il paradiso. La volete proprio fare voi l'opera buona? Preparateci un bicchiere per quando scendiamo, se torniamo. No? Che è? Un pianoforte? Ci voleva, avremo l'orchestra.
E ancora? No, c'è solo il rapporto per la procura, capo, che Jerome sta finendo di battere. Jerome, a che punto siamo? Ho finito. Ah, bene. Ecco, grazie. Avanti. Avanti. Permesso. Oh, come state? Allora, stai bene? Buongiorno, capo. Prego, come non vi incomodate, sono qui di passaggio, capo. Da dove vieni? Vengo da Lione, ho accompagnato un... Te ne riparli subito? Subito, c'è una coincidenza con il treno. E io vi devo dire, sono venuto qui perché ho una nostalgia. Vorrei tornare. Ma come ti trovi? Raccontami, come ti trovi? Come mi trovo, capo? Mi trovo bene, come lavoro mi trovo bene, ma insomma io qui... Qui come se fossi nato. Possiamo tornare, capo. Capo, voi potete fare qualche cosa per farmi tornare? Quello che posso fare... A proposito, il giudice è come gli occhi, sempre. Sempre. Ah. Auguri! Auguri! Arrivederci, capo, arrivederci. Ecco, capo, qui c'è il nostro gatto. Sta bene, è ingrassato. Sta bene. Sta bene l'aria, si vede a Lione, Ma quanti bei ricordi. Ma speriamo di farlo tornare qui. Speriamo, capo. La nostra squadra, Dunque, abbiamo sbrigato il lavoro oggi, Quanta carta. A proposito, i risultati di quelle analisi... Ah sì, Merce ha telefonato che sono pronti, capo. Volete che vada a prenderli? No, li vedo domattina, non ne posso più di stare qui. Non sono fatto per stare tutto il giorno in mezzo alle scartoffie, io. Sì, guarda, caro nipote, inutile che tu faccia quella smorfia, sai. Caro mio, per farmi capire che anche a lui non è fatto per stare in mezzo alle scartoffie. No, ma io veramente, capo. Se vuoi fare carriera, mio caro, dovrai inghiottire ben altri rospi, vero, Jean-Pierre? Guarda che... Alla tua età io mi facevo 12-14 ore di marciapiede al giorno, inverno, estate. Tu puoi reputarti fortunato di essere addetto all'archivio, perlomeno metà della giornata la passi a riparo. Quando fa freddo, sai, molto meglio star di là. Se non altro così riuscirai a curare il tuo raffreddore cronico. A proposito... Il rimedio della signora Maigret ha fatto effetto, va bene? Sì? Bene, capo. Scusate. Ah, vedo. Una disgrazia, però. Serve altro, capo? No, grazie. Allora io posso... Sì, vai pure, capo. Vado via anch'io. Arrivederci, ciao, Jerome. Arrivederci. Buonasera, capo. Dimenticavo. Ciao di dirti, vieni... Vieni una sera a cena a casa. Guarda che tua madre ha mandato un pacco alla signora Maigret, dove c'è dentro molta roba per te, marmellate, non so, maglie, fazzoletti, tanti fazzoletti. Vieni un po'. Grazie. Andai un momento libero. Che ore sono? Appena le 7. Fino alle 7? Oh, questo è un sogno proprio, andare via quest'ora. Vabbè, se mi cercano di che... Di che sono andato al dentista. E fammi una cortesia, telefona alla signora Maigret, di che sono a casa fra una ventina, 25 minuti. Bene, capo. Arrivederci. Sì! Ha chiamato? No, Dove sei? Sono qui in cucina, vengo subito. Che miracolo, eh? Sei venuto presto oggi. Una volta tanto. Odore di buono qui. Ciao. Ciao. Ma come? Ho acceso la pipa. È pronto, sai? E 2 minuti e porto in tavola. Io sono prontissimo. Luis!
c'è? Mica un momento. Che è successo? Guarda. È lui. Se non avessi due piani da risalire, andrei a vederlo da vicino, il tuo innamorato. Mm? È strano però a quest'ora. Si sarà addormentato. Cancelli? No, quelli laggiù in fondo sono aperti. Allora, ti ho detto subito, non vi allontanate di qui per nessuna ragione, eh? State qui di guardia, capito? Ma cosa succede? Beh, capirete più tardi. Ti raccomando, eh? Che è successo? È successo che quello è morto. Morto? Sì, sì, è morto, ci scommetterei da almeno 3 ore, eh? Adesso che fai? Che faccio? Adesso comincia l'inchiesta, no? Comincia l'inchiesta, devo telefonare all'ufficio, al medico legale, a tutti. La macchina si mette in moto, no? Pronto? Pronto, sono Maigret, c'è qualcuno in ufficio? Sì, c'è il brigadiere Torrance. Ah, Torrance, va bene, passamelo, eh. Pronto. No, pronto. Ma dove stavi? Ah, siete voi, capo, stavo riordinando delle carte. Vabbè, sono io. Mi serve subito un'ambulanza di fronte a casa mia, ci pensi tu? Mi sentite male, capo? Ma che mi sento male, so benissimo, non è per me. Di fronte al mio portone, vieni anche tu. Prima però rintraccia il dottore Brar. E c'è il sostituto? No, preferirei lui. E dove lo pesco? E cosa ne so, trovalo. Digli così che lo raggiunga appena possibile alla sezione scientifica, all'ufficio di Mers, va bene? Bene, capo. Ah. Subito, capo. Allora, andiamo. Tu non ti muovere, stai tranquilla. Sì, ma sì, sto tranquilla. No, sei agitata. No. Devo sempre stare tranquilla io. Ah, salve. Buonasera, capo. Buonasera. Dottore Brack? No. Due ore ti ho detto di cercarlo. A casa non rispondeva nessuno. E poi abbiamo saputo che era all'opera. È andato un agente ad avvertirlo. E qui? A che punto siamo? Beh, io sto ultimando di catalogare gli oggetti trovati addosso al cadavere. Sì, per vedere. Manca soltanto il vestito e le scarpe che Mersa ha portato di là in laboratorio. Uh-huh. Bastone da passeggio, un paio di occhiali a fasli, una parrucca. Sì, sì. Una parrucca? Sì, portava parrucca. E anche i baffi erano finti. Ah no? Sì. Ecco, questa è una ciocca di capelli, ecco, levata dalla capigliatura autentica della vittima. Ma pensavo. 3 biglietti da 100 franchi, qualche spicciolo, una limetta per le unghie, le orecchie, documenti? Ma neanche l'ombra. Naturalmente.
Penso un po', una parrucca questa non me la sarei mai aspettata. Buonasera, Maigret. Oh, dottore. Oh, mi dispiace, ho fatto il mio presto che ho potuto, ma era l'operata. Purtroppo alla fine dell'atto sono andato in camerino a salutare la Vargas. Siamo amici da molti anni. E così ho perso un po' di tempo a cercarmi. Sempre bella per una Traviata, vero? Io non so quante volte ormai l'ho vista, ma è come se fosse sempre la prima volta. Il preludio, il preludio! Il preludio è la romanza famosa, perché... la formativa lacrima. No, scusate, questa non è la Traviata. Non è la Traviata, no. Cos'è questa? È l'Elisir. Elisir di che? D'amore. Ah, l'Elisir d'amore. Certo, certo. Ma guardate, io non insisto perché so che voi siete molto competenti in materia, allora non insisto. Sentitevi, come si presenta il caso, rognoso? Beh, abbastanza, a tutta l'aria. Io aspetto di avere qualche lume da voi quando avrete visto il cadavere. Intanto me ne tornerei a casa a dormire, perché sono un po' stanco, La notte porta consiglio. Speriamo bene. Buonanotte. Buonanotte, capo. Buonanotte, Tommaso. Buon lavoro, eh. Grazie. Non è un lavoro piacevole. Ma non è la Traviata. No. Di quell'amore, che palpito. Cosa fai? Dormi? Forse mi sono un po' appisolata. Che ore sono? È tardi. Ma non accendi? Ah, sì. Cenare? No, ho già mangiato un panino. Fammi piacere, chiudi la finestra, la sera fa ancora fresco, Ti prego, sparecchierai domattina, diventi irritante, sai, alla fine. Scusa, sai, è possibile che tu non riesca a stare un momento senza far niente? Sono stata senza far niente fino adesso, mentre ti aspettavo. Beh, avresti potuto fare il contrario, no? Sentimi, Gri. Perché mi hai detto che a volte sembrava giovane e a volte sembrava vecchio? Non lo so. Così, un'impressione. Ma perché? Che età aveva? 30 anni, al massimo. Ma che dici? Dico che il tuo uomo non è affatto quello che sembrava. Portava la parrucca, i baffi erano finti ed era chiuso in un busto che gli dava quell'aria rigida da vecchio belimbusto. Scusa. No, non ci sono male. Io mi domando, non so, mi domando per quale miracolo tu sei andata a fiutare una storia come questa qua. No.
Proprio. Ma com'è morto? Un attacco cardiaco così all'improvviso. Ma che attacco cardiaco? Andiamo, vivi proprio nelle nuvole. Andiamo, assassinato su quella panchina con un colpo di arma da fuoco. E come hanno fatto? Ma così davanti a tutti? Sì, davanti a tutti, proprio il momento in cui c'era più gente. E nessuno ha sentito il colpo? Nessuno ha sentito il colpo. Aspetta, vado io. Deve essere Merce. Qua l'ho mandato il proiettile. Pronto? Buonasera, sono Merce. Ah, ecco, buonasera, Merce. La carabina è di precisione. Sì. Una Browning calibro 22. Il colpo è stato sparato da molto lontano. Già, come pensavo. Avevo bisogno della vostra conferma, però. Volete che vi mandi il referto? No, non fa niente, passi domattina. Buonanotte, Merce. Buonanotte. Immaginavo. Carabina di precisione, modello speciale, sicurissimo. Capisci adesso? No, non capisco come... Significa che l'uomo è stato ucciso da molto lontano, probabilmente da qualcuno appostato a una finestra che dà sulla piazza. E che ha avuto tutto il tempo, sai, per mirare. Deve essere comunque un tiratore perfetto, perché ha colpito esattamente al cuore. La morte è stata istantanea. Così nel sole, fra la folla. Beh, ma cosa c'è? Non so, mi sembra di essere quasi irresponsabile. È sciocco, lo so. Vabbè, quando ti sarai calmata poi ti ascolterò come testimonio, eh? Io come testimonio? Finora sei l'unica persona che possa fornirci qualche informazione utile. 30 anni. Esatto. È tutto quello che sappiamo, sai, nessun documento aveva in tasca, proprio niente, aveva solo qualche biglietto da 100 franchi, poi gli spiccioli, una limetta da unghie. Noi faremo il possibile per identificarlo, naturalmente, ma... Ti senti di rispondere? Sì. Guarda che ti interrogo nell'esercizio delle mie funzioni. Pensa che domattina sarò costretto a redigere il verbale di questo interrogatorio, hai capito? E tu dovrai firmarlo. Mai avrei immaginato una cosa... Insomma, quando hai visto quell'uomo oggi? E oggi nel pomeriggio. Verso le 3 mi sono affacciata alla finestra e lui era lì... Come al solito, al suo posto. Sì. E la bionda? Sì. Sì, volevo dire la cameriera, sì, la bambinaia. Sì, c'era anche lei. Anche lei. Li hai mai sorpresi a rivolgersi la parola? E come avrebbero potuto fare, scusa? Erano a più di 8 metri di distanza. Ti prego di rispondere esattamente alle mie domande, senza fare commenti. I commenti poi li faremo dopo, capito? Anzi, i commenti li faccio io. Ma cosa faceva la donna? Ha lavorato tutto il tempo ai ferri. Vabbè. Come sempre da 15 giorni. Hai visto che tipo di punto faceva? Il punto? Sì. Il punto. Ma scusa, ma come avrei potuto fare a vederlo da qua? Quando ci si mette a spiare la gente, bisogna farlo coscienziosamente, hai capito? Fino in fondo. Io spiare? Ecco. Quando... Che ora era quando se n'è andata?
Diamo, fai uno sforzo, insomma, dimmi qualche cosa almeno. Cerca di essere precisa. Come faccio, scusa? Non sono stata tutto il tempo alla finestra. Male, no? Male, malissimo. Male. Lasciami pensare un momento. Ecco, quando sono andata in cucina a preparare la crema, c'era ancora. Erano le 5:30 perché la pendola ha suonato. Dunque io sono andata in cucina, ho preparato la crema, l'ho messa sul fuoco, e poi l'ho versata nello stampo. Quanto ci avrò messo? Lo chiedi a me, cosa che sappia io? Mezz'ora. Mezz'ora al massimo. Mezz'ora al massimo. Dunque allora se n'è andata tra le 5:30 e le 6, eh? Sì. Sì, perché quando sono ritornata di qua mi sono affacciata alla finestra, non c'era più. Ah, ecco. Ma perché credi che quella donna... No, non credo niente, so soltanto che... Cosa vuoi? Per come... Ah, non c'è niente. Come base per l'inchiesta ho solo le tue informazioni che sono così, un po' vaghe, ma insomma... Sapremo presto. Ma almeno dove prestava servizio quella cameriera? Più o meno... Io l'ho vista spesso entrare al 17 bis. Ah, ecco. Una volta l'ho vista scendere con i bambini da una grossa macchina straniera. E non hai notato niente altro? La macchina straniera? Saresti un bel poliziotto, sai. Che bel poliziotto. Ma che c'entro io, scusa? Te la stai prendendo con me come se io fossi responsabile? Prendo con te. Ma che c'è? Ma andiamo, ma Luis, ma cosa fai? Ma scherzavo, andiamo. Andiamo, devi scusarmi, sono un po' nervoso, capisci? È una cosa che è accaduta proprio qui, sotto le nostre finestre. Con te che lo stavi a guardare, tu capirai, insomma, tutto questo mi... Lo capisci? Sì. Mi rende un po' nervoso. Sai, se tu non ti fossi interessata ai maneggi lì del tuo innamorato, quest'ora sarei in un bel guaio adesso, sarei. Mentre invece, oddio, non che la situazione sia brillante, ma perlomeno parto con una base e così adesso si va a nanna, e riprenderemo l'inchiesta poi domattina, va bene? Ma non credi che sarebbe meglio se tu... No, guarda, non dirmi niente, no, ti prego, non darmi consigli, sai, anche se hai avuto del fiuto il commissario Maigret, purtroppo sono sempre io, dunque adesso a letto. Perché... Tu non vieni? Sì, vengo anch'io, vengo tra un momento, vai a letto, e adesso poi arrivo anch'io, no? Ecco, senti, l'unica cosa ti volevo dire... Che? No, preparami un po' di crema in cucina, la lasci lì sul tavolo. No. Pronto, sono Maigret, ci deve essere Tom Ransley. Sì, ve lo passo subito, capo. Pronto? Sì, sono io, Tom Ransley. Ah, dite, capo, dite. Manda un uomo al 17 bis, al portone accanto a casa mia, e che tenga d'occhio chi va e chi viene, soprattutto una ragazza bionda. Sì. Ma mandaci qualcuno giovane, non addormentato. C'è Jerome. No, Jerome era freddo. Vabbè, mandaci Jerome. Così non dirà più che lo facciamo ammuffire tra le scartoffie. E voi dove andate, capo? Dove vado io adesso? Io vado al Tabarin. Dove che vado, imbecille? Vado a dormire, no? Domande. Che... Oh. Tabarin. Vieni, la cravatta.
No, non è questa, non è questa. No, no, è quella marron con le righe bleu, ecco. Sempre quella, Non c'è verso di fartela cambiare. No, mi sono affezionato, sei un mio affezione le cravatte, poi me l'hai regalata, tutti dicono. Ecco qua. Ma. Ecco. Ah, senti Louise. La preferita. Grazie cara, senti, non è mica quella là la cameriera bionda, La quale? Quella là con quel tailleur chiaro, quella lì a destra. No, non è lei. Quella non l'ho mai vista, almeno credo. Sì, vabbè, sembrava, sai. Sai cosa ti dico? Stamattina farai una lunga spesa, ti fermerai in tutti i negozi, ascolterai le chiacchiere che si fanno e dovresti prendere delle informazioni sulla cameriera bionda e sui suoi padroni, naturalmente. Questa volta ti fanno comodo, i pettegolezzi delle donne. Sì. Beh, sai, è necessario, per forza di cose. Eccoci così. Pronti? Siamo qua. Dunque. A che ora torni? Ma che ora torno, lo sa. Io ho dormito, ma l'inchiesta è andata avanti, sai. Io spero che Brar e quelli del laboratorio mi diano qualche buona notizia, per cui mi raccomando a te. Vedremo se hai i numeri per diventare un bravo poliziotto. No, allora ricominci, Maigret. Fatta arrabbiare, Buona giornata, signora Maigret. Buona giornata, Maigret. È evidente che questi abiti sono stati acquistati già usati. O perlomeno sono stati portati a lungo da altre persone. La biancheria personale no, ha appartenuto soltanto alla vittima. E di che qualità è? Direi piuttosto fine. Le scarpe invece hanno le stesse caratteristiche dei vestiti. Ho fatto l'esame chimico della polvere trovata negli abiti. Si riscontra una discreta quantità di farina. Come? Farina? Sì, molto fine, non pura, ancora mista a rimasugli di crusca. Questo mi pare un dato interessante, no? Senza dubbio. Voi cosa ne dite? Ah, senza dubbio, senza dubbio. E tu cosa hai da dirmi? In archivio niente. Nessuna cartella con impronte digitali corrispondenti a quelle della vittima. Sì. Commissario? Sì? E per voi? Chi è? Il brigadiere Janvier vi avverte che il dottore Brar vi aspetta in casa. Ah, beh, ci andiamo subito, Dio. Andiamo subito. Prego. Arrivederci, tante grazie. Commissario, forse vi può interessare. Gli occhiali erano a vetro piatto. Beh, sì, ho capito, ci vedeva benissimo. Volevo ben dire. Volevamo ben dire. Sapevamo già. Arrivederci. 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 Cosa diceva il capo degli occhiali? Diceva che gli sono a vetro piatto, vetro qualsiasi, non è una lei. Sono di stamane? Sì, sì, dottore. No, ma è inutile, dottore, ci ho già dato un'occhiata io, non c'è niente. Niente? Di che cosa? Ma la stampa di stamattina non ne parla. Ma di che cosa? Pensavo che voleste vedere qualcosa sul delitto di ieri sera, no? No, no, non sono un partito del lavoro, io, caro mio. Ah, voglio leggere la critica della Traviata. Eccola qui. E la Vargas, sempre perfetta nella sua interpretazione. Buongiorno, dottore. Buongiorno, signor giudice. Buongiorno. 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 Ero salito un attimo da Mers per sapere i risultati delle analisi, ma c'è pochino, però. Siamo nelle vostre mani. Beh, è tutto qui. Ecco qua. Il colpo è stato sparato da non meno di 50 metri. Senza dubbio, e forse anche da più lontano, con un'arma di piccolo calibro che imprime al proiettile una grande forza di penetrazione. E avete potuto stabilire a che classe sociale apparteneva la vittima? Beh, sì, linea di massima. Sa, noi procediamo per esclusione. E data l'assenza di deformazioni professionali, è certo che non svolgeva un lavoro manuale, quindi non era un operaio. Praticava invece molto sport. Sì, vedo, vedo. Box, canottaggio, salute perfetta, robustezza notevole. Segni particolari? Una cicatrice sulla spalla sinistra che risale circa 3 anni fa. Un colpo d'arma da fuoco, il proiettile si è schiacciato sulla scapola. Ah, abbiamo notato l'ispessimento dei polpastrelli. Scriveva molto a macchina. No, mi
pare che ci sia molto. Mi pare che abbiate fatto un lavoro piuttosto modesto. Avete fatto un buon lavoro, Evra. Si è lavorato tutta la notte? Quando vi ho visto arrivare in smoking sono stato preso da rimorso. Ho pensato, vi ho rovinato irrimediabilmente la serata, ma come si fa? Per carità, ci sono abituato. Sono gli incerti del mestiere. Sono andato a riposare perché avete sonno, eh? Un pochino, grazie. Un po' riposo. Grazie. Il giudice... Arrivederci, dottore. Arrivederci, dottore. Arrivederci, dottore. Sentite, McRae, io so che voi non avete che pochi elementi per iniziare un'inchiesta, ma questo è un caso che farà scalpore anche se i giornali ancora non ne parlano, voi capirete, un uomo finto. Come finto? Sì, insomma, mascherato, c'è di che alimentare la fantasia dei giornalisti, in altre parole non vorrei che la cosa andasse per le lunghe. Ah, non lo desidero nemmeno io, signor giudice. Va bene, allora buongiorno, buongiorno e buon lavoro. Grazie altrettanto, giudice. Buongiorno. Eccoci qua. Qui ci sono i fatti e adesso deve entrare in azione questa. Quando io... Accidenti, questa poltrona, quando mai... Non la farete mai fissare? Io non farei mai così. Non la voglio così. Tu tieni incaricato di dirlo al padre. Basta, basta. Quando io... Diciamo così, ho debuttato nella polizia. Il mio capo, seguace dei metodi... Dove vai? Prendo una sedia, scusate, capo, vengo subito. No, sta parlando. Sì, però... questo... Il mio capo, seguace dei metodi scientifici, che allora erano una novità, mi ripeteva sempre, attenzione, giovinotto, meno immaginazione e più fatti. Non è con le idee che si diventa buoni poliziotti. Certo, certo, certo. Aveva torto. O perlomeno non aveva ragione. Ecco. Io naturalmente ho continuato per la mia strada, posso dire di avere ottenuto anche, insomma, modestamente qualche successo. Dico. No, che cosa di cui sei andato fuori? Che vi suggerisce la vostra fantasia? La mia fantasia mi suggerisce molti interrogativi. Dunque, c'è un giovane di 28 anni, biondo, sano, atletico, che ogni mattina indossa una tenuta da vecchio belimbusto con parrucca, baffi finti. Perché questa mascherata? Perché? Ecco. No, perché il rapporto questo non lo dice, no? No, dobbiamo chiedercelo, altrimenti dove va lo sconosciuto? Cosa fa fino alle 3 del pomeriggio, ora in cui lo si può vedere seduto immancabilmente su una panchina dei giardini pubblici? Dove sparisce alle 6 in punto? Chi vede, con chi parla, a chi confida i suoi segreti? A questi interrogativi, quanti sono? Sono sei. A questi interrogativi, ripeto, dobbiamo dare una risposta. Dunque al lavoro, ragazzi, eh? La faccenda non si presenta né bene né male, anche se il caso che di solito è abbastanza generoso con noi, questa volta sembra non voglia collaborare. Se chiedono di me, sarò qui più tardi. Adesso vado a sgranchirmi un po' le gambe sul luogo del delitto. Va bene, capo? A proposito, dov'è? Dov'è Jerome? Jerome è in ambulatorio, capo. Cosa c'è in ambulatorio? Le inalazioni, sì. Si sono fritto. Arrivederci, capo. Arrivederci, capo. Arrivederci. Però guarda che sei interrogativi li avevo pensato anch'io. Sì, tu l'hai pensato, ma io l'ho detto. L'hai detto. Riflessi, l'hai mio detto, caro, riflessi. Riflessi. Ho capito. Non sapete chi sia. Scusate, voi conoscete quella ragazza che siede sempre su quella panchina? Chi? Rita? Ecco, Rita, ecco, si chiama Rita. Sì. È molto tempo che è al servizio dei signori Croftas. Da non molto. Prima però avevano un altro ragazzo, una polacca mi sembra. Però è stata mandata via perché aspettava un bambino. Aspettava un bambino? Sì. Ah, ok. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, cara. Prego, signora. Thank you.
Grazie. Cosa volete? Polizia. Prego, accomodatevi. Grazie. Quale dei vostri inquilini ha una cameriera bionda, occhi azzurri, fine, piuttosto graziosa? Ah, volete dire la signorina Rita? Forse. Accompagna ogni giorno due bambini a spasso nel giardinetto di... Sì, sono i figli dei signori Croft. Signori Croft? E molto che abitano qui? Oh, quando sono venuta io, 6 anni fa circa, c'erano già. E di che cosa si occupa il signor Croft? Di importazione e esportazione, all'ufficio qui vicino in Rue Victor Hugo, sì. Uh-huh. C'è qualcuno in casa adesso? No, lui deve essere uscito, ma la signora c'è. E Rita? Ah, non lo so, non l'ho ancora vista stamattina. Grazie. Prego. Volete che vi accompagni? No, ci mancherebbe altro. A che piano? Al primo piano, interno 6. Interno 6, grazie. Desiderate, prego. Vorrei parlare col signore o con la signora Croft. Sono un commissario di polizia. Oh, scusatemi se vi ricevo così, ma sono sola con i bambini. Carità, vi pare. Signora. Io non pensavo arrivarti così presto. E mio marito è uscito da poco. Come mi aspettavate? Sì, voi o un altro. E quello che non mi aspettavo è che la polizia fosse così veloce. E mio marito dov'è? Lo chiedete a me, signora. Ma come? Non lo avete visto? No, non l'ho visto. Ma allora, io... Musica! Musica! Oh, perdonatemi, stavo facendo il bagno ai bambini. Ja, molti comodi soffatto. Scusatemi un momento, prego, commissario. Signora. Fate pure... con me. Scusatemi, commissario, non vi ho fatto nemmeno accomodare. Di qua, prego. Grazie. Prego. Avrei preferito ci fosse anche mio marito. Io sono molto distratta e disordinata e non ricordo mai con esattezza le cose. Mio marito, invece, è l'ordine in persona. Saprà dirvi esattamente il valore dei gioielli. Eh? Sì, del resto è lui che li ha comprati. Sì? Sì. Oh, scusatemi. Un furto è una cosa terribile. Si rimane increduli di fronte alla evidenza dei fatti. Si leggono spesso sui giornali cronache dei furti, è vero, ma non si pensa mai che potrebbe accadere a noi. I gioielli, già. Ma quando vi siete accorta che mancavano? Se ne è accorto mio marito stamattina. Ah, ecco, dopo che siete tornata a casa? Come sapete che sono uscita? Vi ho vista. Ma mi avete vista? Mm-hmm. È strano, io sono uscita così presto stamattina. Forse eravate già di servizio nel quartiere. Beh, ci sto tutto l'anno. Come?
Non preoccupatevi, sto qui vicino di casa, abito al portone accanto. Sì. Capisco. Sapete, commissario, camminare è il mio sport preferito. Io sono un igienista. Ah, ecco. Nessuno riuscirebbe a farmi rinunciare alla mia passeggiata mattutina. Certo, certo. Io trovo che è distensivo e ricostituente. Vero. Sì. Ecco. Grazie. E quando rientro, mi metto la mia tenuta da casa e comincio la mia laboriosa giornata. È laboriosa davvero, fra casa e i bambini. E Boris è mio marito. E Boris, vieni qua, caro, abbiamo una visita. Come vedi, il commissario è arrivato prima di te. Chiedo scusa, ma non capisco. Sono il commissario Maigret della polizia giudiziaria. Ed è proprio a me che desiderate parlare. Beh. È a servizio da voi una certa Rita che ogni pomeriggio porta a spasso due bambini? Non mi direte che l'avete già trovata? Scusatemi, ma io non riesco a capire. Sì, la coincidenza è così bizzarra. Figuratevi che vengo proprio in questo momento dal commissariato di zona dove mi sono recato appunto per denunciare Rita. Ah, e per che cosa l'avete denunciata? Per il furto dei gioielli. Mia moglie non vi ha detto? Sì, infatti la signora mi ha accennato. Ma dov'è Rita? Lo ignoro, è scomparsa ieri sera senza nemmeno lasciare, che so, un biglietto. Lì per lì non abbiamo dato peso alla cosa. Queste ragazze non si sa mai cosa abbiano per la testa. Ho pensato a un innamorato, ecco, sì. Ma questa mattina mi è venuta come una folgorazione. Sono corso in camera di mia moglie, che era fuori, per controllare il cofanetto dei gioielli. Non mi ero sbagliato. Vuoto. Vuoto. E a che ora avete fatto questa scoperta? Alle 9:30, sì, ero ancora in vestaglia. Mi sono vestito e sono corso al commissariato. Ho capito. Bene. Permettete che... Prego. Scusate, sono un po' stanca stamattina. Dunque, la signora è rientrata prima o dopo che voi siete uscito? Prima, sì, ero ancora in vestaglia. Avete detto che vi siete accorti ieri sera che Rita era scomparsa, ma a che ore erano? Passate le 6, vero, Olga? Sì, alle sei è rientrata con i bambini, come sempre. È salita nella sua stanza. Alle 7 non era ancora scesa e mi è sembrato strano. Io sapevo che doveva uscire e preparare ancora la cena per i bambini. Così ho pensato si fosse addormentata e sono salita di sopra, ma la stanza era vuota. Potrei vedere la stanza di sopra? Scusatemi, commissario, ma io gradirei conoscere il motivo della vostra visita. Sì, non mi pare che rientri nella prassi della polizia francese entrare in casa della gente, sedersi e fare quattro chiacchiere. Vabbè, ma già. Infatti, però, da quando siete arrivato non fate che parlarmi di un furto di gioielli che a me non interessa affatto. Come? No, io sono qua per un motivo molto più grave. Un omicidio. Un omicidio? Mio Dio! La signora forse non sapeva che ieri è stato commesso un delitto nel giardino qui accanto? Sì, io ne ho sentito vagamente parlare stamattina mentre attraversavo la piazza. E comunque non vedo come questo affare possa interessarvi. Beh, vi dirò, lo so nemmeno io, ma spero che lo sapremo presto tutti e due. Accompagnatemi di sopra, signor Crofton. Ma certo, con piacere. Faccio strada, prego. Scusate, signora. Prego.
qui. Ah, c'è la chiave nella serratura. Che strano, ho dimenticato la chiave. Voi? Ma la vostra signora ha detto che era salita. Per prima, forse, sì, ma dopo sono salito anch'io. Ecco. Scusate, commissario, faccio un po' di luce. Apro il persiano. C'era molto i capellini, mi pare, no? E da quanto tempo era al vostro servizio? Da 4 mesi circa. Ah, come l'avete trovata? Oh, per mezzo di un'agenzia. Non aveva referenze, era al primo servizio. Sì, ma ci hanno garantito che era piena di buone qualità. Non avete altri domestici? No, solo l'autista. Mia moglie provvede personalmente alla casa e ai bambini. Quando siamo a Parigi, una cameriera c'è più che sufficiente. E viaggiate molto? No. Abbiamo una villa sulla Costa Azzurra. Si può dire che passiamo lì la maggior parte dell'anno. Sì, il custode ci fa da giardiniere, la moglie dà una mano per le faccende di casa e così. Capisco. La vostra cameriera se n'è andata senza portare via niente, proprio. Niente? Beh, ai suoi abiti ha preferito i gioielli di mia moglie, che valgono 250.000 franchi. Ah, però? Sì, dico, nel cambio ci ha guadagnato, mi pare. Certamente. Strano, però. Volevate dire qualcosa? Sì, infatti, ma è meglio di no. È una domanda indiscreta che forse non ho il diritto di farvi, allora. No, dite pure. Davvero? Beh, io volevo domandarvi. Sì, so che la vostra cameriera era molto graziosa, allora mi capite, no? I vostri rapporti con lei erano solo così? Oppure... Guardate che siete libero di non rispondere, vero? Se vi rispondo, la considerate una risposta ufficiale o posso contare sulla vostra discrezione? Ci sono molte probabilità che non se ne parli mai. Beh, quando è così, preferisco confessarvi che... Beh, sì, qualche volta mi è capitato. Capisco. Vi davate degli appuntamenti fuori? O... No, salivo io quassù, ma solo di tanto in tanto. Naturalmente. Beh... Sono contento che siate stato sincero perché, infatti guardate, mi manca un bottone alla vostra giacca. Sì? Sì, deve essere questo, l'ho trovato poco fa, permettete? Vengo. Ecco, infatti, è il suo. Prego. Beh, deve essere caduto, strappato, movimento brusco. Succede, no? E quando avete... Sì, insomma, dico, quando è che vi siete visti per l'ultima volta? Ah,
3 o 4 giorni fa. Quattro giorni fa, sì. Allora cambiate di rado vestito, E com'era Rita? Innamorata? Perlomeno me lo faceva credere, sì. Avevate rivali? Vi prego, commissario, se Rita avesse avuto un fidanzato non avrei certo considerato un rivale. Oh, capisco perfettamente. No, intendo dire che adoro mia moglie e i miei figli. No, signor Conte, non dovete scusarvi. Pacco, capisco benissimo. Cose talmente... per me possiamo anche uscire... Chiudiamo la finestra? No. Ma lasciamo la finestra così spalancata, Prendi un po' d'aria. Va bene. La chiave, signor. Questa volta. Li avete visti? Sono molto seccati per quella faccenda dei gioielli, Sì. Eravate qui ieri pomeriggio alle 6? Certo che c'ero. Avete visto Rita e i bambini quando sono tornati? Certo, io vedo tutto sempre per forza. L'avete vista allora scendere poco dopo? No? È quello che mi ha chiesto anche il signor Croft poco fa. No, io non l'ho vista. Lui sostiene che deve essere passata e sarà. Ma sapete, quando uno non vuol farsi vedere, basta che aspetti il momento giusto, non so. Che io giri per un attimo la testa, così, mi capite? Oppure che si metta le scarpe di gomma. Aveva le scarpe di gomma quella Rita? Quando portava fuori i bambini, se le metteva qualche volta. Avete mai incontrato il signor Croft per le scale del quinto piano? Cosa ci sarebbe andato a fare? Insomma, una bella ragazza è sempre una tentazione, no? Commissario! Ma no, ma si vede proprio che non conoscete la signorina Rita, sapete? Adesso dicono che è una ladra, Sarà, ma in quanto alla serietà io ci metterei tutte e due le mani sul fuoco. No, per carità, signora, ve le potreste bruciare, Arrivederci. Oh, signora Roger, buongiorno. Avec me Commissaria Maigret! Ah, sei già qua. Sono qua. Ti ho fatto una corsa. Sì. Andiamo. Ecco. Vengaci qua. Allora, sentiamo i risultati della tua inchiesta. Cosa si dice in giro? Allora, guarda. Allora te lo dico subito, Sì. Oggi bisogna che ti accontenti di una cotoletta e di un carciofo. E per di più comprati in rosticceria. Ho perso tanto di quel tempo per dirlo, con tutte quelle chiacchiere lì. Beh, cosa si dice in giro? Dunque, senti, prima di tutto, pare che Rita non sia
una cameriera. Sì? E chi l'ha detto? Ah, tutti. I negozianti, la fioraia. La fioraia anche l'ha detto un po'. Ma da che cosa l'hanno capito poi? Ma pare che non sapesse fare la spesa, pensa. Sì, che era incerto, insomma, lei però non voleva farlo notare. Io credo che fosse una straniera, perché parlava due lingue. Un giorno il fornaio mi ha detto di averla sentita dare delle informazioni a dei turisti che si erano fermati davanti al suo negozio in due lingue diverse. Ah, ma del morto lì sulla panchina cosa si sa di quello? Ah, beh, sì. Qualcuno l'aveva notato, ma non quanto me. Ah, beh, la sfido io. Beh, tu lo guardavi con altri occhi, eh? Con quelli del... Come oh, sei noioso con questa storia. Andiamo. Ecco, vedi, mi facevo dimenticare una cosa importante. Marie, sì. Che va tutti i pomeriggi al giardino, dice momento, che... Momento, dimmi chi è questa Marie, eh? Ecco, ma come sai Maigret? Non sai chi è Marie? Non so chi è Marie. La domestica dei Gattamide, quei signori che abitano qui accanto. Dunque, Marie dice che Rita non sapeva affatto lavorare ai ferri. Ma no, non lo sapeva. No, faceva finta, capisci? Quel lavoro che tirava avanti da 15 giorni non era... Niente. Ecco. Sì, tutto al più poteva servire come straccio per spolverare. Ah, un'altra cosa. I Croft, prima di Rita, avevano un'altra ragazza. Sì? Sì, una ungherese o bulgara, non mi ricordo bene. Insomma, una del loro paese, insomma, sì. Ma l'hanno rimandata a casa perché aspettava un bambino. Ah, un bambino? Del padrone? No, ma figurati. È un uomo serissimo, innamorato di sua moglie e gelosissimo. In casa sua non fa entrare mai nessuno. Ecco qua, sono stata brava? Bravissima. Bravissima e meriti un premio. Allora ti do una primizia. Che? Sai da dove è partito il colpo che ha ucciso lì lo sconosciuto? No. Dalla camera di Rita. Ho lì vicino perché ho controllato l'angolo di tiro esattamente, sai. Sì. Sì, coincide quasi perfettamente con la posizione del corpo e con la traiettoria della pallottola. Ah, ma allora credi che sia stata lei a... No, scusa. Sei o non sei la commissaria Maigret? E allora indaga. Dai. Bene. Vabbè. Cos'è che vi rende dubbioso sull'autenticità del furto dei gioielli? No, io non sono dubbioso, direttore. No, dico soltanto che non prova niente. Perché non vi siete? Grazie. Non prova niente, ripeto, perché può darsi benissimo che la ragazza abbia fatto sparire i gioielli della padrona. Come può darsi che Croft abbia fatto sparire la ragazza. Nel qual caso il furto di gioielli sarebbe una trovata per allontanare... da Croft a ogni sospetto. Pensate addirittura a un secondo omicidio? No, beh, io faccio delle ipotesi. Anche perché ho l'impressione che quel bravo uomo di Croft non abbia smesso un momento di mentire. Cosa ve lo fa credere? Tante cose. Per esempio, perché ha esitato prima di ammettere di essere stato l'amante di Rita? Beh, la domanda era abbastanza imbarazzante. No. Credo invece che si fosse accorto che avevo trovato il bottone in terra. Ah, il bottone? Questa poltrona è veramente... La mia l'ho fatta fissare. Il bottone, secondo voi, si era staccato da poco? Sì, certamente. Secondo Croft, invece, si trovava già da 4 giorni sul pavimento. E allora... Signor direttore, potreste darmi... un mandato di perquisizione in bianco. Maigret, c'è bisogno che ve lo ripeta. Prudenza. No. Sapete benissimo che sono più che prudente, fino a quando è possibile. Ma che diamine, direttore? O facciamo i poliziotti o facciamo i diplomatici. Mi fermerete se e quando le ragioni di Stato lo imporranno, ma io sono qui per tirare diritto, io, direttore. Non c'è bisogno di perdere la calma. Ma no, certo che è il caso, perché questo è un mestiere che ti logora i nervi. Direttore, andiamo, qui non si mangia, non si beve, non si ha più una vita propria. Sei tutt'uno con l'inchiesta, è nel momento più delicato.
quando giochi d'azzardo col tempo, quando 5-10 minuti di ritardo ti possono mandare all'aria tutto, tac, scatta la trappola della burocrazia, ti lega le mani e che si è visto, si è visto. Oh, direttore, altro che perdere la calma, qui è l'angoscia proprio. Che Dico, voi non dovreste parlare, per voi non è mai scattata nessuna trappola. Comunque, se il mandato serve a fare più trovare la calma, ve lo farà avere. State tranquillo. Meno male perché... Ma commissario, mettetevi nei miei panni. Da stamattina un via vai continuo. Saranno venuti 5-6 a interrogarmi. Io non ho mai fatto male a nessuno. Ma nessuno lo mette in dubbio, eh. Vi si chiede soltanto di ricordarvi, insomma. Un piccolo sforzo, sì. Su. Quanti inquilini avete? 22, perché al secondo e al terzo piano sono tutti appartamenti piccolissimi. Ecco, come mi avete detto, nessuno degli inquilini ha rapporti con i Croft. Ah, figuriamoci, Croft non parlano mai con nessuno, gente ricca, con l'automobile, l'autista. Sì? E in quale garage tengono la macchina? Ah, qui vicino, in Boulevard Arricato. Ah, ho capito, vicino. E l'autista abita in casa? No, e il più delle volte non sale nemmeno, aspetta qui fuori con la macchina. Ah, ieri pomeriggio l'avete visto? Ieri pomeriggio, aspetta. Sì, sono sicura, sì. Ah, vedi. E dove ha lasciato l'auto ieri, per esempio? No, è venuto senza auto. Forse è andato a fare qualche commissione per i Croft che non sono usciti di casa. Ah, ecco, non sono usciti. Vediamo un po', l'autista era in casa ieri verso le 6 o no? No, ne sono sicura, è uscito verso le 4:30, ha incontrato il mio bambino che tornava da scuola. Sì, è vero, commissario. Sta zitto tu. E ieri sera, sì, insomma, dopo le 6 è uscito nessuno con qualche pacco ingombrante. Faccio pensare. No, ma ingombrante come? Un pacco capace, per esempio, di contenere un corpo umano. Allora, commissario, ma cosa dite? Volete scherzare? Ma non penserete mica che abbiano ammazzato qualcuno anche in casa, eh? Beh, insomma, ascoltatevi di ricordare. Sì. Non hanno portato via dei mobili, ceste, così? Eh? No, sono sicuro. No. Nessun camion, nessun carretto entrato nel cortile? No, vi dico di no. Mamma, ma ieri sono venuti due signori con un pianoforte. Oh, sta zitto tu, ma di cosa ti vuoi impicciare? Non picare il naso nelle pare dei grandi, eh? Scrivi, dai. E poi in caso il pianoforte non è una cassa che è entrata, che è uscita, è entrato. Ma ha portato un pianoforte, ditemi dove? È su, all'ultimo piano. All'ultimo piano? Sì. Oh. Ma che ditta era, ve la ricordate? C'era scritto sul carro. No, non me lo ricordo. E quanti erano i facchini? 3, ma hanno fatto una fatica per le scale, poveretti. Hanno portato via la cassa quando sono scesi, io no? No, sono scesi col signor Lucien, è a lui che hanno consegnato il pianoforte. Credo che lui gli abbia portato a bere qualcosa al bar qui vicino. Ma chi è questo signor Lucien? Un musicista, suona il violino, ma compone anche. Un uomo veramente per bene, tranquillo. E da quanto tempo abita qui? 2 settimane. Conosce i Croft? No, credo che non ci abbiano nemmeno mai parlato. Era in casa ieri alle 6? Sì, è rientrato anche lui verso le 5:30. Vi avevo avvertite che gli avrebbero portato un pianoforte? No, con me non parla quasi mai. Chiede soltanto se gli hanno portato posta. E ne riceve molta? Mai, pochissima. Vabbè, io vi ringrazio, signora, mi basta così. State calma, mi raccomando. Se posso esservi utile. E tu? Fai i compiti. Va bene, commissario. Te sì? Hai capito? Salve ragazzi. Allora, fino a che ora siete di guardia voi? Ma fra un'ora e mezza smontiamo, capo. Non c'è niente di nuovo. Niente. No, niente di importante. Il signor Croft è uscito, ma poi è rientrato. Anche la signora è uscita con i bambini, ma adesso è in casa anche lei. Io vorrei fare un salto all'ultimo piano, senza dare nell'occhio alla portinaia, capite? Allora, aspettatemi qui. Va bene, certo.
Allora, vai avanti. 2 per 1, 2, 2 per 2, 4, 2 per 6. 2 per 6? 8. 2 per 6? 2 per 1, 2, 2 per 2? 4. 2 per 3? 6. 2 per 4? 8. Desiderate? Il signor Lucien, per favore. Signor Lucien, il musicista? Sì. La porta accanto. Grazie. Ciao, Maigret. Ma cosa fai tu qui? Ho saputo che la signorina Augustine è un'ottima camiciaia e così le ho portato queste tue camicie perché rifaccia i colletti e i polsi. Ma se soltanto l'altro giorno hai detto che non vale la pena di perdere tempo con queste camicie, eh? Andiamo, coraggio, su, cosa sei venuto a fare? Andiamo. Te l'ho detto, caro, per le camicie, anche a fare due chiacchiere con la signorina Augustine. Pensami, Greg, proprio qui accanto c'è la stanza di quella cameriera che ha rubato i gioielli e da quest'altra parte la camera del musicista. Senti, se per raccogliere queste straordinarie informazioni che ti sei disturbata. Sai che hanno portato un pianoforte al musicista? Sì, lo so. Allora, saprai anche che stanno per riportarlo via. Che cosa? Il pianoforte. Ma chi te l'ha detto? Ah, nessuno. L'ho dedotto. L'ho dedotto, andiamo, che cosa? Ma da che? Poco più di un'ora fa, mentre venivo qua, la signorina Augustine mi ha detto di aver sentito dei rumori, dei colpi di martello. Insomma, da quest'altra parte qui, in camera del musicista, hanno rinchiuso la cassa. Perché ha detto di almeno. E cosa potevo fare? Scusa, non potevo mica mettere la faccia nel bar. Aprite! No, aprite! È inutile che bussi! Il signor Lucia non c'è, l'ho incontrato io poco fa mentre venivo qui. Dove vai? Vado a dire a Javier che venga su con un fabbro qui. Un fabbro, perché? Ma sì, per far aprire la porta, ma non capisci che là dentro ci potrebbe essere un... Inutile, ecco il signor Lucia, sta venendo. La porta della vostra camera. Lucien è il nome, il mio cognome è Maier. Bene, signor Maier, volete aprire quella porta o devo chiamare un fabbro e farla aprire d'autorità? Suppongo avrete un mandato di perquisizione, signor commissario. Ah, il signor Trotta. Ma certamente, signor Trotta. Eccolo qua. Allora volete aprire la porta? Senti, seguilo e se tu volessi uscire, arrestalo subito. Va bene. E telefono a Torrance, dica che venga immediatamente qui, non saremo mai in troppo. Sì. Vedete qui. Prego. Senti, vai a chiamare un falegname subito. Ma dove? Sì. Dove si trova? Ce n'è uno qui sotto, pronti, grazie. Grazie, zia. Thank you.
Commissario? C'è qui falegname. Avanti, avete tutti i ho tutto quello che occorre. Allora apritevi subito quella cassa. Vuoi che ti dia una mano? Se non mi dispiace. Andiamo, andiamo, uscito, via, via, via. Non sono spettacoli per signore questi. Andiamo, via. Dammi il vostro astuccio, per piacere. Ah, eccolo qua. È un Browning. Calibro 22. Esatto. E questa qui? E questa qui, l'arma? La panchina. Da qui che avete sparato? No, non può essere. Non può essere da qui. No, deve essere dalla camera della ragazza, Commissario, una donna. Lo so. Ma è viva. E beh, ci speravo, su. Togliete il bavaglio, sì, sì. Mettetela qua sul letto, sbrigatevi, avanti. Prego, sciolte qua. Prendo questo braccio. Fate piano. Così. Ecco. Lo metto. Vai a far chiamare un medico subito, immediatamente. È viva? Sì, è viva. Vai a telefonare, sono un medico. Andiamo. Ebbene? Se la caverà. È stata narcotizzata, ma non presenta segni di ferite o percosse. Il suo respiro è regolare, quindi... È necessario trasportarla d'urgenza? D'urgenza no, ma il più presto possibile, però. Beh, appena verrà il giudice. Capo, vi vogliono... dopo... Vi vogliono al telefono, nell'appartamento dei Croft. State voi qui, dottore. Sì, ci penso io. Siete desiderato al telefono, commissario. Il Ministero degli Interni, se ho ben capito. Prego. Grazie. Pronto? Siete voi, Maigret? Sì. Ma dove eravate? Vi ho fatto chiamare lì perché mi avevate avvertito che andavate a fare due chiacchiere col signor Croft. Ci sono novità? In questo momento non... Capisco. Bene, mi direte tutto a voce. Io posso parlare? Sì, ma poco. Bene, volevo avvertirvi che quel tipo, sì, il padrone di casa, lì dove siete voi, ha messo in moto la sua ambasciata. E la sua ambasciata ha fatto intervenire il Ministero degli Esteri. Ho capito. Ve l'avevo detto io, mi credi, usare prudenza. Sembra si tratti di spionaggio. Ah, sì? Vabbè, molto bene. C'è l'ordine tassativo di non divulgare notizie, di evitare qualsiasi dichiarazione alla stampa. Me l'aspettavo. Comunque state tranquillo, sarò da voi il più presto possibile. Posso offrirvi qualcosa, commissario? Grazie, signor Croft, ho già bevuto abbastanza. Ho sentito che avete ritrovato la mia cameriera, è vero? Sì, è vero, signor Croft, appena in tempo, ma l'ho ritrovata. Potevate non farci perdere tanto tempo. Allora,
lo consegno a voi questo materiale. No, 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 verrà a ritirarlo un incaricato del nostro servizio di controspionaggio. Deve venire fra un'ora. Abbandoniamo l'inchiesta. No, non l'abbandoniamo, c'è stata tolta. Intervenuto il Ministero degli Esteri, lo Stato Maggiore Generale, la Presidenza del Consiglio, un affare di Stato. Una volta che avevamo tutte le prove necessarie per mandare un briccone alla ghigliottina. L'arma del delitto è questa. Il colpo è stato sparato dalla finestra della camera della ragazza. Il musicista ha confessato. È troppo bello, vero commissario? Sì, poi al punto in cui era non poteva negare. Lui poi era sicuro di avere le spalle al coperto. E anche il signor Crofta se la caverà senza noia? Beh, per il momento è stato tolto il permesso di soggiorno in Francia, lui e la sua famiglia. Deve partire entro 48 ore. Andrà a fare il capo spionaggio a Berna, a Londra? Quella gente che rimane sempre a galla. Sì, finché non ci lasciano la pelle. Era lui il capo dell'intrigo, vero? Beh, il capo visibile, quello vero chissà dove sta nascosto. E la ragazza come sta, la falsa istitutrice? Beh, si può dire guarita, è stata accompagnata questa mattina alla frontiera, espulsa. Beh, se l'è cavata a buon prezzo. Quando penso al fegato che ha avuto, è andata a fare la spia in casa del capo dello spionaggio contro il suo paese, in bocca al lupo si è buttata. Sì, ma la maggiore dimostrazione di sangue freddo la data nel trasmettere le notizie carpite in casa Crofta al suo complice, quello che è stato assassinato. Le trasmetteva proprio sotto gli occhi di Crofta nel giardino davanti alla casa. In che modo? Ecco, vorrei sapere con quali segnali. Sì, perché dal momento che tutti i testimoni affermano che la ragazza non ha mai rivolto la parola all'assassinato. In che modo? Se permettete ve lo dico io, commissario. Se mi promettete di non farne parola con quelli del controspionaggio, ci tolgono l'inchiesta quando è tutto fatto, sbroglino la matassa per conto loro. Perché avete scoperto come la ragazza comunicava con il suo complice? Beh, in verità non è tutto merito mio. È stata la signora Maigret a mettermi sulla buona strada. Mia moglie. E in che modo? Guardate. Questo è il lavoro che è stato trovato nella camera della ragazza. Un arruffio assolutamente inutilizzabile. Vabbè, non capisco. Cosa c'entra questo con i segnali? I ferri da maglia, capite? La ragazza, fingendo di lavorare, molto probabilmente adoperava un alfabeto convenzionale, l'alfabeto Morse. Punto, linea, punto. Sì? Guardate. Ho fatto fare un esperimento filmato. Spengo la luce, sbatto. Ecco. Quadro, commissario. Il quadro? Quadro. Oh, scusate. Ecco, vedete. Dunque, la ragazza adesso sta avvolgendo due volte intorno al ferro, altre due volte, quindi linea, linea, punto, pausa. Quindi viene intervallato un segnale dall'altro attraverso il movimento del braccio sinistro. Ecco, questa è una pausa. Adesso vediamo, gira una, due volte una linea, due volte un'altra linea, due volte un'altra linea. Pausa, praticamente tre linee. Ho capito. E continua. Ah, bravo, Merce. Ma io vi propongo per una decorazione. A voi e anche alla signora Maigret, perché, in fondo... Avanti. Avanti, ho detto! Sei diventato sordo? Scusate, capo, non avevo sentito. Appunto, sei diventato sordo. A proposito,
Chi è che ha messo questo disordine qui sulla mia scrivania? Perché hanno toccato. Come hanno toccato? Tutti i miei incartamenti qui! C'erano perlomeno 27 pratiche qui sopra! Dove hanno messo questi incartamenti? Devono essere lì nel cassetto, sapete, la donna delle pulizie è nuova. Glielo dirò. E allora? Allora cosa? Cosa volevi? Cosa? Ah, volevo dirvi che di là c'è il capitano Bois del controspionaggio. È venuto per prendere in consegna il prigioniero. Ah, vabbè, fallo entrare. Sì. No, è polizia. Prego. Oh, caro commissario. Caro capitano, come va? Bene. Ah, a proposito, qua mi hanno messo per aria tutto il mio scrittoio, allora insomma dovremmo averlo messo. Eccola qua la pratica. E questa è la ricevuta di scarico della pratica. Ah, benissimo, grazie. E il prigioniero? Il prigioniero è di là. Torrance? Capo? Porta l'uomo qui. Subito. Tutto in ordine, commissario? Tutto in ordine, capitano. Eccolo qua, togli le manette. Bene. Eccolo qua, è vostro. Voi capite, ma questo non era un affare che si potesse trattare alla luce del sole. Oh, capisco. Grazie per la collaborazione, commissario. Siamo qua. Arrivederci. Andiamo. E così. Tanto lavoro. Per niente. E adesso ne sai quanto me? Che situazione imbrogliata. Già. Da una parte i Croft, agenti del servizio segreto, raccolgono informazioni che trasmettono al loro governo. Dall'altra parte due agenti avversari, un uomo e una donna, Rita e il tuo strano innamorato. Per chi lavoravano questi? Ah, questo lo ignoro, se la spicceranno quelli del nostro controspionaggio. Probabilmente sono agenti di un'altra potenza. Ma come faceva l'uomo della panchina a ricordare tutti i segni che gli faceva Rita? Io non l'ho mai visto prendere appunti. Uno consideri l'incredibile pazienza, l'abilità di certi agenti del servizio segreto. Sai, riteneva a memoria le frasi, parola per parola. Poi, rientrando, le trasmetteva ai suoi amici. Allora avete saputo dove abitava? Sì, abitava a Corbeil, in una casetta isolata vicino ai mulini. E questo spiega la presenza sui suoi abiti di polvere di farina. Chissà come avranno fatto i Croft a scoprire il gioco di Rita. Ma sai, le spie sono molto diffidenti, Dal momento che Rita è entrata in casa loro, sarà stata costantemente sorvegliata. Qualche vago sospetto presto si sarà tramutato in certezza. E allora hanno deciso di intervenire, sopprimere l'uomo e far cantare Rita. Croft sistema negli abbaini, poco distante dalla camera della ragazza, un suo aiutante, quel tal Lucien, che oltre ad essere un abile violinista è anche un abile tiratore. E allora, stabilita, Lucien entra nella stanza di Rita, che è ancora ai giardini, e con una carabina uccide l'avversario. Quando Rita rientra, cercano di strappare il suo segreto, lei tiene duro, la minacciano di morte. Ah, tu credi che l'avrebbero uccisa? Se... Oh, senza dubbio. Mi fa così impressione quella panchina vuota? Io non riesco a convincermi che non lo rivedrò più uno di questi giorni, seduto lì su quella panchina immobile, impettito. Ma giuro che non mi interesserò mai più dei fatti degli altri. Si finisce per sentirsi quasi responsabili della loro vita. Proprio così, vedi. Responsabili della loro vita. Forse in fondo sta tutto qui, il fascino del nostro mestiere.
Capisci perché non possiamo sbagliare? Ti rendi conto adesso di certe mie giornate senza orario, senza né pranzo né cena, di certe notti in cui è quello che tu mi dici mi sorprendi a borbottare delle frasi incomprensibili? Perché? Perché c'è sempre di mezzo il destino di un uomo, colpevole o innocente, e che è un po' nelle nostre mani. È seccante però che proprio al momento giusto ti abbiano impedito di andare fino in fondo. No, lo sai cos'è la cosa più seccante? No, che cosa? Almeno per me, averti trovata in casa di quella signorina Augustin. Eh sì, perché insomma sei arrivata sul posto prima di me. Siamo già alla gelosia di mestiere. No, ma che gelosia di mestiere? Non è soltanto gelosia di mestiere, non hai capito? No, no, perché quando penso che ti sei data tutto quel da fare solo perché si trattava del tuo innamorato... Ancora? E allora a un certo punto sai... Segre, no. Poveretto. Non scherzo, scherzo. Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Dopo l'altro e tutto è come prima, un passo dopo l'altro, la stessa vita e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale ieri. Di che sono andato al dentista e fammi una cortesia, telefona alla signora Maigret, di che sono a casa fra una ventina e 25 minuti. Bene capo, arrivederci. Arrivederci. Hai chiamato? No, Ah, dove sei? Sono qui in cucina, vengo subito. Mm. Che miracolo, eh? Sei venuto presto oggi. Beh, una volta tanto. Odore di buono qui. Ciao. Ciao. Ah, ma come? Ho acceso la pipa. È pronto, sai? E 2 minuti e porto in tavola. Ma io sono prontissimo. Luis! Che c'è? Luis, un momento. Che è successo? Guarda. È lui?
Se non avessi due piani da risalire, andrei a vederlo da vicino, il tuo innamorato. È strano però a quest'ora. Si sarà addormentato. Cancelli? No, quelli laggiù in fondo sono aperti. Allora, chiudete subito, non vi allontanate di qui per nessuna ragione, eh? State qui di guardia, capito? Ma cosa succede? Beh, capirete più tardi. Mi raccomando, eh? Che è successo? È successo che quello è morto. Morto? Sì, sì, è morto, ci scommetterei da almeno 3 ore. Adesso che fai? Che faccio? Adesso comincia l'inchiesta, no? Comincia l'inchiesta, devo telefonare all'ufficio, al medico legale, a tutti. La macchina si mette in moto, no? Pronto? Pronto, sono Maigret, c'è qualcuno in ufficio? Sì, c'è il brigadiere Torrance. Ah, Torrance, va bene, passamelo, eh. Pronto. Pronto. Ma dove stavi? Ah, siete voi, capo, stavo riordinando delle carte. Vabbè, sono io. Mi serve subito un'ambulanza di fronte... A casa mia, ci pensi tu? Sentite male, capo? Ma che mi sento male, so benissimo, non è per me. Di fronte al mio portone, vieni anche tu. Prima però rintraccia il dottore Brown. E c'è il sostituto? No, preferirei lui. E dove lo pesco? E cosa ne so, trovalo. Digli così che lo raggiunga appena possibile alla sezione scientifica, all'ufficio di Merz, va bene? Bene, capo. Subito, capo. Allora, andiamo. Tu non ti muovere, stai tranquilla. Sì, sto tranquilla. No, sei agitata. No. Devo sempre stare tranquilla io. Ah, salve. Buonasera, capo. Buonasera. Dottore Braff? No. Due ore ti ho detto di cercarlo. A casa non rispondeva nessuno. E poi abbiamo saputo che era all'opera. È andato un agente ad avvertirlo. E qui? A che punto siamo? Io sto ultimando di catalogare gli oggetti trovati addosso al cadavere. Sì. Manca soltanto il vestito e le scarpe che Merz ha portato di là in laboratorio. Da sola da passeggio. Un paio di occhiali a fasti. Una parrucca. Sì. Una parrucca? Sì. Portava parrucca. E anche i baffi erano finti. Ah, no. Sì. Ecco, questa è una ciocca di capelli, ecco, levata dalla capigliatura autentica della vittima. Ma penso. 3 biglietti da 100 franchi, qualche spicciolo, una limetta per le unghie, delle chiavi, documenti. Ma neanche l'ombra. Naturalmente.
Penso un po', una parrucca questa non me la sarei mai aspettata. Buonasera, Maigret. Oh, dottore. Mi dispiace, ho fatto il mio presto che ho potuto, ma era l'opera. Purtroppo alla fine dell'atto sono andato in camerino a salutare la Vargas. Siamo amici da molti anni. E così ho perso un po' di tempo a cercarmi. Sempre bella per una traviata, vero? Io non so quante volte ormai l'ho vista, ma è come se fosse sempre la prima volta. Il preludio, il preludio! Il preludio è la romanza famosa che... la furtiva lacrima. Scusate, questa non è la Traviata. Non è la Traviata, cos'è questa? È l'Elisir. Elisir di che? D'amore. Ah, l'Elisir d'amore. Certo, certo. Ma guarda, io non insisto perché so che voi siete molto competenti in materia, allora non insisto. Sentitemi, come si presenta il caso, rognoso? Beh, abbastanza, a tutta l'aria. Io aspetto di avere qualche lume da voi quando avrete visto il cadavere. Intanto me ne tornerei a casa a dormire, perché sono un po' stanco, eh? La notte porta consiglio! Speriamo bene. Buonanotte. Buonanotte, caro. Buon lavoro, eh? Grazie. Io non è un lavoro piacevole. Non è la Traviata. No. Di quell'amore, che palpito. Dormi? Forse mi sono un po' appisolata. Che ore sono? È tardi. Ma non accendi? Ah, sì. Cenare? No, ho già mangiato un panino. Fammi piacere, chiudi la finestra, la sera fa ancora fresco, eh? Prego, sparecchierai domattina. Diventi irritante, sai, alla fine. Scusa, sai, è possibile che tu non riesca a stare un momento senza far niente? Sono stata senza far niente fino adesso, mentre ti aspettavo. Beh, avresti potuto fare il contrario, no? Sentimi, Gri. Perché mi hai detto che a volte sembrava giovane e a volte sembrava vecchio? Non lo so. Così, un'impressione. Ma perché? Che età aveva? 30 anni, al massimo. Ma che dici? Dico che il tuo uomo non è affatto quello che sembrava. Portava la parrucca, i baffi erano finti ed era chiuso in un busto che gli dava quell'aria rigida da vecchio belimbusto. Scusa. Non ci sono male. Io mi domando... Non so, mi domando per quale miracolo tu sei andata a fiutare una storia come questa qua. Ma
Ma com'è morto? Un attacco cardiaco così all'improvviso? Ma che attacco cardiaco? Andiamo, vivi proprio nelle nuvole. Andiamo, assassinato su quella panchina con un colpo di arma da fuoco. E come hanno fatto? Ma così davanti a tutti? Sì, davanti a tutti, proprio il momento in cui c'era più gente. E nessuno ha sentito il colpo? Nessuno ha sentito il colpo. Aspetta, vado io. Deve essere Merz. Qua l'ho mandato il proiettile. Pronto? Buonasera, sono Merz. Ah, ecco, buonasera, Merz. La carabina è di precisione. Sì. Una Browning calibro 22. Il colpo è stato sparato da molto lontano. Già, come pensavo. Avevo bisogno della vostra conferma, però. Volete che vi mandi il referto? No, non fa niente, passi domattina. Buonanotte, Merz. Buonanotte. immaginavo. Carabina di precisione, modello speciale, sicurissimo. Capisci adesso? Non capisco come... Significa che l'uomo è stato ucciso da molto lontano, probabilmente da qualcuno appostato a una finestra che dà sulla piazza. E che ha avuto tutto il tempo, sai, per mirare. Deve essere comunque un tiratore perfetto, perché ha colpito esattamente al cuore. La morte è stata istantanea. Così nel sole, fra la folla. Beh, ma cosa c'è? Mi sembra di essere quasi irresponsabile. Sciocco, lo so. Vabbè, quando ti sarai calmata, poi ti ascolterò come testimonio, eh? Io come testimonio? Finora sei l'unica persona che possa fornirci qualche informazione utile. 30 anni. È tutto quello che sappiamo, sai, nessun documento aveva in tasca, proprio niente, aveva solo qualche biglietto da 100 franchi e poi gli spiccioli, una limetta da unghie. Noi faremo il possibile per identificarlo, naturalmente, ma... Ti senti di rispondere? Sì. Guarda che ti interrogo nell'esercizio delle mie funzioni. Pensa che domattina sarò costretto a redigere il verbale di questo interrogatorio, hai capito? E tu dovrai firmarlo. Mai avrei immaginato una cosa... Insomma, quando hai visto quell'uomo oggi? E oggi nel pomeriggio. Verso le 3 mi sono affacciata alla finestra e lui era lì... Come al solito, al suo posto. Sì. E la bionda? Sì. Sì, volevo dire la cameriera, sì. La bambinaia. Sì, c'era anche lei. Anche lei. Li hai mai sorpresi a rivolgersi la parola? E come avrebbero potuto fare, scusa? Erano a più di 8 metri di distanza. Ti prego di rispondere esattamente alle mie domande, senza fare commenti. I commenti poi li faremo dopo, capito? Anzi, i commenti li faccio io. Ma cosa faceva la donna? Ha lavorato tutto il tempo ai ferri. Vabbè. Come sempre da 15 giorni. Hai visto che tipo di punto faceva? Il punto? Sì. Il punto. Scusa, ma come avrei potuto fare a vederlo da qua? Quando ci si mette a spiare la gente, bisogna farlo coscienziosamente, hai capito? Fino in fondo. Io spiavo. Ecco. Quando... Che ora era quando se n'è andata?
Andiamo, fai uno sforzo, insomma, dimmi qualche cosa almeno. Cerca di essere precisa. Come faccio, scusa? Non sono stata tutto il tempo alla finestra. Male, male, malissimo. È male, male. Male. Lasciami pensare un momento. Ecco, quando sono andata in cucina a preparare la crema, c'era ancora. Erano le 5:30 perché la pendola ha suonato. Dunque io sono andata in cucina, ho preparato la crema, l'ho messa sul fuoco, e poi l'ho versata nello stampo. Quanto ci avrò messo? Lo chiedi a me, cosa che sappia io? Mezz'ora. Mezz'ora al massimo. Mezz'ora al massimo. Dunque allora se n'è andata tra le 5:30 e 6, eh? Sì. Sì, perché quando sono ritornata di qua mi sono affacciata alla finestra, non c'era più. Ah, ecco. Ma perché? Ma perché credi che quella donna... No, non credo niente, so soltanto che... Cosa vuoi? Per come... c'è niente. Come base per l'inchiesta ho solo le tue informazioni che sono così, un po' vaghe, ma insomma... Sapremo presto. Ma almeno dove prestava servizio quella cameriera? Più o meno... Io l'ho vista spesso entrare al 17 bis. Ecco. Una volta l'ho vista scendere con i bambini da una grossa macchina straniera. E non hai notato niente altro? La macchina straniera? Saresti un bel poliziotto, sai. Che bel poliziotto. Ma che c'entro io, scusa? Te la stai prendendo con me come con così? Io così responsabile. Ma che c'è? Ma andiamo, ma... Luis, ma cosa fai? Ma scherzavo, andiamo. Le temps file ses jeux, l'eau passe sous le pont, sur le bord de la Seine, des ombres s'en vont. Le temps file ses jours, rien n'a changé ici. Montmartre, sa bohème, dort sous la pluie. À chaque jour, sa chance et tous ses pleurs qu'on peut pas retenir. Et puis, sans qu'on y pense, la vie s'en va, emportant nos souvenirs. Le temps file ce jour, à Paris comme ailleurs. Et passent les semaines, et l'espoir s'émeut. Aspettami, un momento solo, pago e vengo via. Ah, vai il tuo comodo.
Sei uscito prima? Sì. Ma non ci speravo proprio in questo regalo. Quale regalo? Sono le 7, ti aspettavo per le 9. Mi hai regalato 2 ore della tua giornata. E in più, un garofano. Anche un fiore. Ma che succede oggi? Sei gentile, grazie. Andiamo a casa? Sì, però scusa, sai, ma avevo un appuntamento qui al giardino con la signora Melinar. Devo darle l'indirizzo di una sartina. Ti dispiace accompagnarmi? No, figurati, volentieri. Hai avuto poco da fare oggi? Ma sì, se Dio vuole, una giornata calma. Pensa, nessun assassino a scoprire, nessun ladro da sorvegliare, nessuna sporca faccenda da chiarire. La mia pipa non mi è mai sembrata così buona. A volte dimentico, sai, serate come questa. Buongiorno, signora Megret. Ah, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, signora. Signora Megret, indovina che cos'è che mi ha spinto anche a tornare a casa più presto? E tu mi faccio indovinare, non lo so. Beh, lo dico subito, è la curiosità. Certo, e poi anche la gelosia. Sai che sono geloso io. Eh no, voglio proprio vederlo in faccia, il tuo innamorato. Innamorato? E io che ti stavo a sentire, che stupido. No, dico davvero, sai, mi ha incuriosito e anche ingelosito. Oh. Sì, da 15 giorni non fai che parlarmi di questo misterioso personaggio che passa ore e ore seduto. Qual è la sua panchina? Quella. Sì, ma te l'ho detto, viene alle 3 e se ne va alle 6 in punto. Allora la signora Maigret permette che mi sostituisca per una volta al suo innamorato? Sei di buon umore oggi, meno male. Abbastanza, ti dirò. Siamo qui? Sì, tu. Visto? Siediti, siediti. Quanti anni sono, che non ci capita di starcene seduti su una panchina dei giardini pubblici. Caro, da quando eravamo innamorati, fidanzati. Certo. Allora sì che pensavi solo a me, Adesso sei il commissario Maigret e la polizia giudiziaria è diventata la mia grande rivale. Beh, cosa dovrei dire io allora? Che il rivale ce l'ho in carne ed ossa. Sì, quando penso che è un debole per gli uomini distinti e fini, poi hai sposato me, capisco. Ma io non ho detto che sia fine e distinto. No, me l'hai detto. Oh, mi ricordo benissimo, me l'hai anche descritto, guarda, cappello grigio perla, baffetti arricciati, bastone col pomo d'avorio. Che età avrà? Questa poco la mia? Ma lo sai che non saprei dirtelo, perché a volte sembra più giovane e a volte più vecchio. Cosa stai dicendo? Non capisco. Ma sì, ti assicuro che non è un uomo come tutti gli altri. Scusatemi, signora Maigret, potete dare per un attimo un'occhiata al bambino? Vado a imbucare una lettera e torno subito. Ah, sì, grazie, signora, grazie. Mettiamolo qui. Piccolino. La conosci quella lì? Sì, è la bambinaia dei Brun, no? Maigret, guarda com'è carino. Maschio? Sì, maschio. No. Come no? Maschio. È buono anche, no? Tranquillo. Dunque, ti dicevo, senti, che i primi giorni io non ci ho fatto caso. Poi, a furia di vedere quest'uomo immobile e impettito per ore e ore, l'altro giorno io ho voluto osservarlo proprio bene. Ma sai perché il nostro uomo non cambia mai posto? Stavo pensando. È chiaro, innamorato di te. Io sinceramente non posso dargli torto. Ma senti, se continui a scherzare non ti dico più niente. Ah, ma allora è una cosa seria, vedi? Signora Melinar, scusa un momento. Prego. C'è la signora Melinar, torno subito. Dà un'occhiata al bambino. Prego. Signora Melinar. Vieni di me, ti. A te, per
c'è? Che gli è successo? Povero piccino. Niente, si è messo... Povero Pussi, questo brutto signore ti ha fatto piangere. Brutto signore. Adesso facciamo una bella passeggiatina lontano da questo brutto signore. Ecco. Grazie mille, signora Maigret, grazie. Non è successo niente, eh? Grazie. Non è successo niente, ha pianto un po' perché credo che avessi forse un po' di... Ma scusa, perché piangeva? Avevo un po' forte. Ma che l'hai fatto? Niente. Dice brutto signore. Beh, brutto signore, così per dire al bambino, così. No, ma credo, dico, cos'è un po' di dolore. Ah! Comprensibile, eh? Senti, dunque, ti dicevo che l'altro giorno, quando io sono uscita per andare da mia sorella, mi sono fermata dalla fioraia per ordinarle il disinfettante delle piante. No. A proposito, lo devo ritirare, ricordamelo. Adesso andiamo. Dunque, erano le 6 in punto. Ho visto lo sconosciuto che si alzava proprio in quel momento. Per forza, dopo 3 ore che stava seduto, avrà voluto sgranchirsi un po' le gambe, no? Ma no! Ma no, fa sempre così, sempre. Dalle 3 alle 6 lui sta seduto immobile. Alle 6 in punto fa 2 giri intorno alla piazza, lentamente. Ah, sai? Lentamente. Ma dico 2, non 1 o 3, capisci? E poi esce... Andiamo, devi scusarmi, sono un po' nervoso, capisci? È una cosa che è accaduta proprio qui, sotto le nostre finestre. Con te che lo stavi a guardare, tu capirai, insomma, tutto questo mi... Lo capisci? Sì. Mi rende un po' nervoso. Però se tu non ti fossi interessata ai maneggi lì del tuo innamorato, no, quest'ora... sarei in un bel guaio adesso, sarei. Mentre invece, oddio, non che la situazione sia brillante, ma perlomeno parto con una base. E così, così adesso si va a nanna, eh? E riprenderemo l'inchiesta poi domattina, va bene? Ma non credi che... Mi sarebbe meglio se tu... No, guarda, non dirmi niente, no, ti prego, non darmi consigli, sai, anche se hai avuto del fiuto il commissario Maigret, purtroppo sono sempre io, dunque adesso a letto. Perché... Tu non vieni? Sì, vengo anch'io, vengo tra un momento, vai a letto, e adesso poi arrivo anch'io, no? Ecco, senti, l'unica cosa mi... Che? Ti volevo dire... Che? No, preparami un po' di crema in cucina, me la lasci lì su, sì. sul tavolo. Pronto, sono Maigret, ci deve essere Torransley. Sì, ve lo passa subito, capo. Pronto? Sì, sono io, Torransley. Ah, dite, capo, dite. Manda un uomo al 17 bis, al portone accanto a casa mia, e che tenga d'occhio chi va e chi viene, soprattutto una ragazza bionda. Sì. Ma mandaci qualcuno giovane, non addormentato. C'è Jérôme. No, Jérôme è raffreddato. Beh, vabbè, mandaci Jérôme. Così non dirà più che lo facciamo ammuffire tra le scartoffie. E voi dove andate, capo? Dove vado io adesso? Io vado al Tabarin. Dove che vado, imbecille? Vado a dormire, no? Domande. Okay. Oh. Tabarin. Vieni, la cravatta. No, non è questa. Ma come? No, è quella marron, con le righe blu, ecco. Sempre quella, eh? Non c'è verso di fartela cambiare. No, mi sono affezionato, sei un mio affezione le cravatte, poi me l'hai regalata, tutti di quello. Ecco qua. Ma... Ecco. Ah, senti, Louise. La preferita. Grazie, cara. Senti, non è mica quella là, la cameriera bionda, eh? La quale? Quella là con quel tailleur chiaro, quella lì a destra.
No, non è lei. Quella non l'ho mai vista. Almeno credo. Sì, vabbè. Sembrava, sai. Sai cosa ti dico? Stamattina farai una lunga spesa, ti fermerai in tutti i negozi, ascolterai le chiacchiere che si fanno e dovresti prendere delle informazioni sulla cameriera bionda e sui suoi padroni, naturalmente. Questa volta ti fanno comodo, i pettegolezzi delle donne. Sì. Beh, sai, è necessario, è una forza di cose. Eccoci così. Pronti? Siamo qua. Dunque. A che ora torni? Ma a che ora torno? Chi lo sa? Io ho dormito, ma l'inchiesta è andata avanti, sai. Io spero che Brar e quelli del laboratorio mi diano qualche buona notizia, per cui mi raccomando a te. Vedremo se hai i numeri per diventare un bravo poliziotto. Lo ricominci, Maigret. Fatta arrabbiare, Buona giornata, signora Maigret. Buona giornata, Maigret. È evidente che questi abiti sono stati acquistati già usati, o perlomeno sono stati portati a lungo da altre persone. La biancheria personale no, ha appartenuto soltanto alla vittima. E di che qualità è? Direi piuttosto fine. Le scarpe invece hanno le stesse caratteristiche dei vestiti. Ho fatto l'esame chimico della polvere trovata negli abiti. Si riscontra una discreta quantità di farina. Come? Farina? Sì, molto fine, non pura, ancora mista a rimasugli di crusca. Questo mi pare un dato interessante, no? Senza dubbio. Voi cosa ne dite? Ah, senza dubbio, senza dubbio. E tu cos'hai da dirmi? In archivio niente. Nessuna cartella con impronte digitali corrispondenti a quelle della vittima. Sì. Commissario? Sì? È per voi. Chi è? Il brigadiere Janvier vi avverte che il dottore Brar vi aspetta in ufficio. Ah, beh, andiamo subito, Dio. Andiamo subito. Prego. Arrivederci, tante grazie. Commissario, forse vi può interessare. Gli occhiali erano a vetro piatto. Beh, sì, ho capito, ci vedeva benissimo. Volevo ben dire. Volevamo ben dire. Sapevamo già. Arrivederci. 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 Cosa diceva il capo degli occhiali? Diceva che gli sono vetro piatto, vetro qualsiasi, non è una lei. Sono di stamane? Sì, sì, dottore. No, ma è inutile, dottore, ci ho già dato un'occhiata io, non c'è niente. Niente? Di cosa? Ma la stampa di stamattina non ne parla. Ma di che cosa? Pensavo che voleste vedere qualcosa sul delitto di ieri sera, no? No, no, non sono un partito del lavoro, io, caro mio. Ah, voglio leggere la critica della Traviata. Eccola qui. È la Vargas, sempre perfetta nella sua interpretazione. Buongiorno, dottore. Buongiorno, signor giudice. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Ebrano. Ero salito un attimo da Mers per sapere i risultati delle analisi, ma c'è pochino, però. Siamo nelle vostre mani? Beh, è tutto qui. Ecco qua. Ah, il colpo è stato sparato da non meno di 50 metri. Senza dubbio, e forse anche da più lontano, con un'arma di piccolo calibro che imprime al proiettile una grande forza di penetrazione. E avete potuto stabilire a che classe sociale apparteneva la vittima? Beh, sì, in linea di massima. Sa, noi procediamo per esclusione e data l'assenza di deformazioni professionali, è certo che non svolgeva un lavoro manuale, quindi non era un operaio. Praticava invece molto sport. Sì, vedo. Box, canottaggio, salute perfetta, robustezza notevole. Segni particolari? Una cicatrice sulla spalla sinistra che risale circa 3 anni fa. Un colpo d'arma da fuoco, il proiettile si è schiacciato sulla scapola. Abbiamo notato l'ispessimento dei polpastrelli. Scriveva molto a macchina. Non mi pare che ci sia molto. Mi pare che abbiate fatto un lavoro piuttosto modesto. Avete fatto un buon lavoro, Brar. Si è lavorato tutta la notte? Quando vi ho visto arrivare in smoking sono stato preso da rimorso. Ho pensato, vi ho rovinato irrimediabilmente la serata, ma come si fa? Per carità, ci sono abituato. Sono gli incerti del mestiere. Sono andato a riposare perché avete sonno, eh? Un pochino, grazie. Un po' riposo. Grazie. Signor giudice... Arrivederci, dottore. Arrivederci, dottore. Sentite, Maigret, io so che voi non avete che pochi elementi per iniziare un'inchiesta, ma questo è un caso che farà scalpore anche se i giornali ancora non ne parlano, voi capirete, un uomo finto.
Come finto? Sì, insomma, mascherato. C'è di che alimentare la fantasia dei giornalisti. In altre parole, non vorrei che la cosa andasse per le lunghe. Ecco. Ah, non lo desidero nemmeno io, signor giudice. Va bene. Allora, buongiorno. Buongiorno e buon lavoro. Grazie altrettanto. Giudice, buongiorno. Eccoci qua. Qui ci sono i fatti e adesso deve entrare in azione questa. Quando io... Accidenti, questa poltrona, quando mai... Non la farete mai fissare? Io non la farei mai così. Non la voglio così. Tu ti eri incaricato di dirlo al presidente. Va bene, no, basta, basta. Quando io, diciamo così, ho debuttato nella polizia... E di là, così. Ma non trovi che è strano? Eh sì. Ma si direbbe che cerchi qualche cosa o qualcuno. Certe volte, sai, spera sempre, cherche la femme. Ma ti dico che non avvicina mai nessuno. Beh, no, anzi, ma però tutti i giorni si siede una cameriera lì su quella panchina. Ecco. Oh, finalmente. Finalmente, dimmi queste cose. Vedi, comincia a svelarsi il mistero. Ecco la cameriera sulla panca. Com'è questa ragazza, carina? Sì, 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 molto, ecco. Molto. Bionda, con gli occhi chiari. Non ha l'aria di una cameriera, sai? No. Io l'avevo già notata qualche volta nei negozi qui intorno. Ha l'aria molto fine. Sì. E viene sola o accompagnata? No, accompagna due bambini. Ah, con bambini. Sì, li sorveglia. Beh, qualche volta li chiama, ma non alza quasi mai gli occhi dal suo lavoro a maglia. E non parla mai con nessuno. Ma è strano, no? Sì. Dopo tanti giorni che è qui, è possibile che non abbia fatto una conoscenza? Sì. Io ti confesso che è una storia che mi incuriosisce. Ma è possibile che non si riesca però a vederlo in faccia, questo tuo innamorato? Cosa ci posso fare se viene sempre nelle ore in cui tu non ci sei? Io non ci sono, hai ragione. Adesso dobbiamo andare, sennò mi chiude la fioraia e io devo ritirare il disinfettante per le piante. Benissimo, questo vuol dire che ti metterai ad armeggiare intorno alle tue piante fino all'ora di andare a letto. E allora dico io perché sono venuta a casa prima del solito. Non so, te lo domando. Non mi occuperò affatto delle piante. Ah, meno male. Ma come? Mi hai regalato 2 ore della tua giornata. Vuoi che non dedichi tutta la sera a te? Meno male. Meno sei contento? Sono contento. Andiamo a pigliare il disinfettante. Va bene. Ma siete matti? Ma dico. Una cosa, la violenza. È pronto. Sì, sì, lo dovete sciogliere in 2 litri d'acqua. Qui dentro c'è anche scritto. Ah, beh, c'è scritto. Quanto spago io? 200. Sentite, commissario, abbiamo anche la musica da qualche giorno a questa parte. Su? Che? Sì. Travaino? Ma chi è? È uno che sta al portone accanto. Ah. Che cosa fa? Però dico. No, suona bene, è un esperto. Sì, sì. Non vi piace la musica? Sì, ma a piccole dosi. Quando questo in casa non fa che suonare, anche 5-6 ore filate. Io non so come faccia, gliel'ho anche detto. Lo conoscete? Compra spesso dei fiori. Dice che ama i fiori quanto la musica. Che romantici questi musicisti, per fortuna. Buongiorno. 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 Ma guarda un po', l'altra settimana si andava ancora col cappotto e adesso c'è gente che passeggia con la giacca sul braccio. Comincia a sentire l'odore di vacanze, eh? Meno male, no? Dopo l'inverno che abbiamo avuto l'avrei giurato che il caldo arrivava all'improvviso. Come siamo monotoni però, eh? Beh. Ad ogni inizio di stagione non facciamo che ripetere: è venuto il caldo, arriverà il freddo, si sono allungate le giornate. E come per l'età, ci rendiamo conto di avere
un anno di più sulle spalle, solamente il giorno del nostro compleanno. Io penso che arrivati a una certa età si dovrebbe abolire il compleanno. Se non hai deciso di far vacanza, è meglio che ti sbrighi, se no sì, fai sì, tardi. Sì, no, no, sono pronto, sono pronto. Scusa. Ecco. Vabbè, buona giornata allora. Buona giornata, Migri. Abita qui? Sì, sì, abita qui. Sì, sì, è qui, andiamo. Bene. Ma che cos'è? Un pianoforte? Ma già. Come fate, poverini, a portarlo di sopra? Sta al quinto piano sopra gli abbaini. Siamo allenati noi. Si comincia bene stamattina. Sta in soffitta l'amico. Giù. Su, alla terza porta a destra nel grazie. Corridoio, eh? Forza che ci conquistiamo il paradiso. La volete proprio fare voi l'opera buona? Preparateci un bicchiere per quando scendiamo, se torniamo. No? Forza, scendiamo. Oh, no, no. Che è? Un pianoforte? Ci voleva, avremo l'orchestra. Ancora? No, c'è solo il rapporto per la procura, capo, che Jerome sta finendo di battere. Jerome, a che punto siamo? Ho finito. Ah, bene. Ecco, grazie. Avanti, avanti. Permesso. Come stai? Stai bene. Buongiorno, capo. Prego, come non vi incomodate, sono qui di passaggio, capo. Da dove vieni? Vengo da Lione, ho accompagnato un... Te ne riparli subito? Subito, c'è una coincidenza con il treno. E io... Vi devo dire, sono venuto qui perché ho una nostalgia. Vorrei tornare. Ma come ti trovi? La raccontami, come ti trovi? Come mi trovo, capo? Mi trovo bene, come lavoro mi trovo bene, ma insomma io qui è come se fossi nato. Possiamo tornare, capo. Capo, voi potete fare qualche cosa per farmi tornare? Quello che posso fare... A proposito, il giudice è come gli ho, c'è sempre. Sempre, c'è sempre. Beh. Auguri! Auguri! Arrivederci, capo, arrivederci. Ecco capo, qui c'è il nostro gatto. Sta bene, è ingrassato. Sta bene. Sta bene l'aria, si vede a Lione, eh? Ma tanti bei ricordi. Ma speriamo di farlo tornare qui. Speriamo, capo. La nostra squadra, Dunque, abbiamo sbrigato il lavoro oggi, eh? Quanta carta. A proposito, i risultati di quelle analisi... Ah sì, Merz ha telefonato che sono pronti, capo. Volete che vada a prenderli? No, li vedo domattina, non ne posso più stare qui. Non sono fatto per stare tutto il giorno in mezzo alle scartoffie io. Sì, guarda lui, caro nipote, inutile che tu faccia quella smorfia, sai. Caro mio, per farmi capire che anche a lui non è fatto per stare in mezzo alle scartoffie. No, ma io veramente, capo... Se vuoi fare carriera, mio caro, dovrai inghiottire ben altri rospi, vero, Jean-Pierre? Guarda che alla tua età io mi facevo 12-14 ore di marciapiede al giorno, inverno, estate... Tu puoi reputarti fortunato di essere addetto all'archivio, perlomeno metà della giornata la passi là al riparo. Quando fa freddo, sai, molto meglio star di là. Se non altro così riuscirai a curare il tuo raffreddore cronico. A proposito, il rimedio della signora Maigret, ha fatto effetto, va bene? Sì? Bene, capo. Scusate. Vedo. Una disgrazia, però. Serve altro, capo? No, grazie. Allora io posso... Sì, vai pure, vado via anch'io. Arrivederci, ciao Jerome. Arrivederci, Jerome. Buonasera, capo. Dimenticavo. Pensavo di dirti, vieni una sera a cena a casa. Guarda che tua madre ha mandato un pacco alla signora
Migri, c'è dentro molta roba per te, marmellate, non so, maglie, fazzoletti, tanti, tanti fazzoletti. Vieni un po'. Grazie. Andai un momento libero. Che ore sono? Appena le 7. Appena le 7? Questo è un sogno proprio, andare via quest'ora. Vabbè, se mi cercano di che...